amici del Toro, Toro in solare, lunare e ascendente. Io vi ritrovo oggi per la lettura generale sentimentale, quindi prendete sempre ciò che risuona con voi, cari amici, perché queste letture non possono parlare a tutti. Allora, io qua in Francia ne faccio due, perché comunque mi adatto al paese dove vivo, poi per guadagnare un po' di tempo, perché io lavoro tantissimo e faccio tante altre cose, ne faccio una sola per darvi un po' le direzioni per l'Italia, ma durante tutto il mese cercherò di fare delle video in più per dare più informazioni. Prendete sempre ciò che risuona con voi, cari amici, perché restano letture generali, quindi sentimentale per il mese di luglio e vediamo un po' la tendenza. La tendenza qua bello, abbiamo l'asso di coppe per gli amici del Toro, quindi tanto 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 amore, nuovi incontri, nuove possibilità, nuovi progetti per le coppie. Per qualcuno ci può essere anche un ex o un ex che ritorna. Ok, vediamo un po'. Allora, c'è chi si è separato o deve separarsi, ti pareva, comunque è per avere più informazioni per tutti, quindi c'è qualcuno che si allontana comunque dall'altro, separazione ufficiale oppure no, adesso andiamo a vedere, ma c'è proprio c'è la nozione di separazione e di allontanarsi. Ecco, magari l'altra persona è di origine straniera o magari vive all'estero, forse una relazione a distanza e quindi forse non vi conviene più e decidete di mettere forse fine. Ok, stiamo a vedere un po'. Ma lo straniero non è per forza un paese straniero, può essere un qualcosa comunque in un'altra città. Allora, qua amici, la separazione è ufficiale per qualcuno. Ok. Dovuta a tanta gelosia, tanta autorità esteriore alla coppia, no, probabilmente anche un tradimento, ma comunque qualcosa che non va nella coppia, quindi qualcuno decide di mettere fine ed è ufficiale. Sì, per il momento c'è chi è tanto instabile nella relazione e per qualcun altro c'è la riuscita. Ok, adesso andiamo un po' a sviluppare. Quindi comunque ci sono dei cambiamenti per gli amici del Toro, non per tutti, ma c'è un cambiamento per qualcuno. Per qualcuno è dovuto al lavoro, allora magari forse c'è qualcuno che va a lavorare fuori, ciò che fa che all'altro non conviene, che c'è questa separazione, se non siete sposati, ovviamente, se magari siete una coppia da poco insieme. Comunque il verdetto arriva, qua c'è una decisione di giustizia per coloro che fossero già davanti alla giustizia da un po' di tempo, perché qua siamo energia, quindi voi sapete che le energie possono variare di qualche giorno, per qualcuno per qualche settimana e anche qualche mese. Qua c'è veramente delle relazioni che sono molto dolorose, cari amici, come un fallimento, messi un po' spalle al muro qualcuno, ed è per questo che probabilmente decidete di allontanarvi dalla persona. Qua c'è l'energia maschile, quindi può riguardare un uomo o un uomo che avete di fronte a voi, ma adattate perché siamo nel generale, ma è per andare verso un qualcosa di nuovo. Nonostante avete paura, nonostante ci sono dei dubbi in una relazione, c'è un qualcuno comunque che decide di avere un nuovo progetto, delle nuove idee, ma noi l'abbiamo visto con quell'asso di coppe. Magari c'è un qualcuno che ha incontrato un'altra persona e adesso vuole vivere un po' più felice. Qua si parla proprio delle persone che con questo nuovo amore che entra nella vostra vita, che avete dei progetti, si parla di gravidanza lì dove le coppie stanno bene e lì dove c'è un qualcuno che ritorna, magari avete dei progetti a due, se la persona è davvero la persona che amate. Qua c'è comunque la famiglia per quelle coppie che sono stabili e che c'è anche il progetto di un qualcosa di nuovo. E finiamo con la celebrazione per gli amici che si sposano. Ok. Ci sono tanti matrimoni, vabbè, voi mi direte il mese di luglio. C'è una relazione, vedete, capitata proprio sulla separazione. Una situazione è una relazione che prende fine definitivamente, cari amici. O ha preso fine o prenderà fine prossimamente, ma c'è un qualcosa, una coppia che si separa. Per altri si parla di stabilità, di coppie che stanno insieme da tanto tempo, dove c'è tanta gioia, ci si sostiene l'un l'altro e lì dove ci sono i nuovi incontri, magari il ritorno di qualcuno, per qualcuno, non per tutti, potrà essere una relazione basata sulla stabilità. E qua io ho di nuovo tutta questa sofferenza per qualcuno di voi. Penso che sia legata proprio qua sul divorzio. Per quelle persone che stanno subendo, insomma, questa separazione. Potete avere di fronte a voi un qualcuno dei segni di pesci, ma non solo. Per qualcuno si parla di viaggio, viaggio di nozze è possibile, ma c'è un qualcosa che si mette in movimento. E qua noi avevamo
questo straniero, no? Quindi è possibile che c'è qualcuno che vive una relazione a distanza e ci si mette in movimento, forse andate come dire, andate a vederla, a vederlo. Qua si parla comunque di coppie per qualcun altro molto stabili, che stanno insieme da tanto tempo, dove con la felicità ci cade su proprio la felicità. Un grande benessere in queste relazioni, non in tutte purtroppo. Qua c'è l'annuncio ancora una volta di gravidanza per qualcuno e nuove notizie, nuovi arrivi, nuovi amori, nuovi progetti, un qualcosa di nuovo. Qua ci sono dei segreti rivelati, svelati, ma c'è anche proprio l'annunzione di quei documenti ufficiali. Questa è la vostra casa, quindi è la vostra relazione e per qualcuno deve fare una scelta. Siete sostenuti, cari amici, fate la buona scelta per poter uscire soprattutto lì da quelle situazioni difficili. Siete sostenuti da persone che possono aiutarvi, su chi potete contare, ma quando si parla di relazione si può dire che avete di fronte a voi per qualcuno persone che vi vogliono davvero tanto bene. E qui qua io ho ancora la cattiveria, il tradimento, la gelosia. Eccolo qua l'anello per coloro che si devono sposare, per ritrovare una stabilità, una serenità. Ok. Adesso andiamo a vedere qua se possiamo avere un qualcosa in più. Cosa ci abbiamo qua? Ci abbiamo, dovete far partire, dovete lasciare andare via una persona. La vostra ex, perché per qualcuno è già separato, forse non ufficialmente, ma c'è comunque già. E vi si dice che dovete lasciarlo, lasciarla o lasciarlo andare. Per qualcun altro vi si chiede di esprimere il vostro amore, perché non dimenticate che avete una bella energia di amore. Per qualcuno proprio all'inizio di questo mese e ci sono persone che si sono isolate, cari amici, ma quelle persone che stanno vivendo la separazione, che devono affrontare la separazione e c'è chi è anche molto dipendente da voi, quindi forse è questo che mette anche per qualcuno delle difficoltà nella coppia. C'è qualcuno che vive attraverso di voi, forse comincia a pesarvi perché è comunque una persona molto gelosa, molto autoritaria, magari dovete spiegare tutto quello che fate passo per passo e comincia a pesarvi un po'. Allora, posatevi una questione, cari amici, domandatevi un qualcosa per la vostra relazione e vediamo cosa gli angeli vi rispondono. Risposte che non possono parlare a tutti, certamente, perché è generale, ma fatevi questa domanda e vediamo le risposte. Il successo, cari amici, per qualcuno. Prendete delle informazioni in più per saperne qualcosa, là dove c'è qualche dubbio, cari amici, eh? Informatevi un po' di più sulla situazione, la relazione, e per qualcuno ci saranno delle rivelazioni che comunque vi saranno profittabili, magari per lì dove c'è questa codipendenza, non lo so, comunque c'è un qualcosa che prenderete, ma che saranno a vostro favore. E per finire, per qualcuno è poco probabile. Quindi vedete come risuonano in voi queste risposte adattate, ma non sono per tutte. E per finire abbiamo il 9 di Pentacoli. Questo 9 qua ci parla proprio di persone che sono single, quindi che vivono da sole, e poi si parla anche di armonia, di riuscita nella coppia, si parla di avere delle riconoscenze nella coppia, ma nel senso di riconoscenza, magari l'altro può dirvi che con voi si sente sicuro, ecco, sicurezza, armonia, stabilità, riconoscenza, sostegno. E per qualcun altro è proprio, si parla di single, insomma, celibato, no? Celibe, sì. Ecco, cari amici, la tendenza, poi vediamo durante tutto il mese. Io vi ringrazio per i pollicini, gli abbonamenti e le condivisioni. Vi auguro di trascorrere un bel mese di luglio e vi dico a presto. Ciao, cari amici.